Per il nostro ultimo intervento, se vuoi fare un saluto, Stefano, poi Sì, ti ringrazio. Chiedo scusa, ma io dovevo essere alle 12:30 a salutare il prete di Marano che se ne va da Castenaso, quindi scapperò velocemente. Non vorrei farlo però senza salutarvi e ringraziandovi perché è stato un dibattito assolutamente costruttivo. E da qui ho imparato molte cose anch'io. Io citerei solo a conclusione a cogliere alcuni aspetti e secondo me l'idea che si debba comunque andare avanti abbastanza in fretta per salvare questo paese credo che la possiamo condividere tutti. L'attenzione che dobbiamo prestare, ed era rivolto anche il mio primo intervento a questo, è a non fare le cose in fretta. Cioè, facciamo presto, ma non facciamole in fretta, perché altrimenti rischiamo di perdere il senso. Intanto bisogna avere un'idea di paese in cui vogliamo stare, credo che questo sia abbastanza condiviso ed emerso da tutti. È appunto per questo che proviamo a guardare al governo che abbiamo, che è il nostro e del nostro partito, in maniera positiva e ad essere propositivi nei confronti del governo. Poi ognuno deve rispettare il proprio ruolo e quindi il sindacato farà la sua parte, ma anche noi, che siamo il partito di maggioranza, dobbiamo essere consapevoli che esistono i sindacati, che hanno una loro funzione fondamentale in questo paese e che è vero, e io condivido con il Premier l'idea che non debba concertare o concordare solo con una parte sociale tutto, ma la devo condividere con tutti. Quindi ci sono i sindacati, ci sono i rappresentanti dei datori di lavoro, ci sono le altre forze sociali in senso lato e siamo tutti sulla stessa barca. Se la salviamo tutti, se affonda, affondiamo tutti. Per cui gli inviti a non forzare, a non attaccare, a non stuzzicare sono assolutamente benvenuti e li faccio miei e li rivolgo a chi di dovere, ma vorrei che facessimo tutti attenzione. Alla differenza, noi viviamo in Italia, io è un paese che adoro, amo e quando parlo in pubblico invito sempre i nostri giovani a pensare che possono andare anche all'estero a studiare, a imparare, a vedere com'è il mondo, ma poi che tornino qui ad aiutare questo paese a riprendersi perché è il paese dove si sta meglio al mondo per tantissime ragioni. Ma proprio per questo dobbiamo anche conoscerci. Allora faccio solo due piccolissimi esempi prima di salutarvi. La cassa integrazione, che è oggetto anche di questo Jobs Act, che dovrebbe essere, diciamo così, un po' riformata, nasceva appunto per tenere in piedi le aziende che erano in difficoltà, si chiama Cassa Integrazione Guadagni, cioè diamo un po' di soldi ai lavoratori che per questioni transitorie lavorano in un'azienda che ha dei problemi per tenerla in vita, sperando che dopo un po' di tempo possa riprendersi. È diventato uno strumento che ha perso il suo significato. Perché oggi viene usata per tenere in vita delle aziende, ma non per colpa del sindacato assolutamente, che sono già decotte, che sarebbe meglio che chiudessero perché c'è un imprenditore che quantomeno non era capace, oppure fa il furbo. Allora, proviamo a riprovare a mettere in ordine le cose, a far sì che la cassa integrazione guadagni, che era la CIGO, cassa integrazione guadagni ordinaria, poi è diventata straordinaria, poi siamo arrivati a quella in deroga. C'è qualcosa che non va, però ripeto, siamo in Italia e va bene lo stesso. Ma cerchiamo di fare in modo che questo sistema possa essere semplificato e che la cassa integrazione torni a fare quello che deve fare. E se c'è bisogno di dare un contributo a chi perde il lavoro ingiustamente o per ragioni oggettive vere, favoriamo e privilegiamo l'ASPI. Oggi abbiamo quest'ASPI che è un po' saltellante, un po' barcollante, è bassa, è poca, è per pochi mesi, assicurazione sociale per l'impiego, cioè diamo la possibilità a chi ha perso il lavoro per motivi seri di poterlo cercare con serenità. E così, se guardiamo a tutto l'insieme, a tutto il sistema, in una maniera, diciamo così, globale, possiamo pensare anche di trovare delle soluzioni e, dal nostro punto di vista del Partito Democratico, delle soluzioni che mettano sempre davanti chi sta peggio, chi ha più bisogno e chi è più debole, perché altrimenti non saremo un partito di centro-sinistra. E per far questo, però, io qui vi saluto rivolgendo un invito a tutti. Noi abbiamo una grandissima responsabilità, noi cittadini, che spesso non cogliamo, perché diciamo tutti che bisogna fare questo, quello e quello. Io ho sentito tantissimi degli interventi, bisogna, bisogna, bisogna. Facciamolo.
facciamolo noi per primi, dando l'esempio chi ha delle responsabilità, ma anche andando a votare e scegliendo e discernendo che chi non le ha fatte quelle cose lo possiamo anche mandare a casa, non dobbiamo mica tenerlo lì per forza o dire quel sindaco lì ha sbagliato, aspetta che non lo vogliamo più qui, lo promuoviamo, gli diamo un altro incarico da un'altra parte dove fa dei danni ancora maggiori. Per esempio la cultura, che è veramente la base fondamentale di questo paese, non solo in senso economico, perché investendo sulla cultura potremmo veramente trovare da dare da lavoro a tantissime persone che oggi non ce l'hanno, ma anche la cultura mentale, quella di cominciare a riappropriarci del nostro paese, vuol dire che se c'è in un piccolo comune dove invece che amministrare bene amministrano male, li mandiamo a casa. Abbiamola questo coraggio, non lo votiamo più, se ce lo impongono gli diciamo che quello lì non andiamo a votare. Allora invece, visto che in Regione Emilia Romagna questa volta abbiamo l'occasione di votare per delle brave persone, Stefano Bonaccini lo è una persona che è in grado di dare quella svolta di cui avremo bisogno, ricordatevi che domenica prossima si vota e che sarebbe opportuno che chiamassimo tanta gente, perché purtroppo nelle mie esperienze, nei miei banchetti, vedo che chi sa che ci sono le elezioni dice che non vuole venire a votare, chi non lo sa forse dice ah, allora vengo, quindi bisogna cominciare a spiegare a tutti che questa è una delle prime occasioni che abbiamo per dare davvero quel segnale di svolta di cui abbiamo bisogno. Vi chiedo scusa se scappo via, ma anche il prete è una... Grazie a tutti, alla prossima, ciao Andrea.